La situazione economica del paese in questo momento è molto positiva per una serie di ragioni, diciamo, che riguardano sia la qualità, cioè la partenza con successo della campagna vaccinale, la stabilità garantita dal governo Draghi, ma anche per fattori, che sono un po' più remoti e che risalgono ad alcune riforme e misure di politica economica importanti che sono state adottate già negli ultimi 5 anni, tra cui Industria 4.0. Oggi noi abbiamo un PIL italiano, come certificato dall'Istat 2 giorni fa, che è sostanzialmente ha accumulato una crescita acquisita del 4,7% nei primi 6 mesi dell'anno. Quindi la previsione dell'Economist che lei citava prima, il più 6% per il PIL italiano nel 2021, non è impossibile da raggiungere perché abbiamo già conseguito 4,7 punti di crescita percentuale solo in 6 mesi. Se andiamo a analizzare questi dati in dettaglio, ci accorgiamo che ancora non è partito il PNRR che dovrebbe darci un ulteriore impulso in termini di domanda interna di investimento, spesa pubblica virtuosa, infrastrutture, transizione ecologica e digitale, tutto quanto, compreso l'ammodernamento della pubblica amministrazione del Mezzogiorno. Queste sono cose che ci attendiamo dal 2022. Già nel 2021 è successo che nei primi 6 mesi soprattutto la produzione manifatturiera e le costruzioni residenziali private hanno avuto un'accelerazione notevolissima e la produzione diciamo, del settore manifatturiero ha avuto una crescita del valore aggiunto acquisita già nei primi 6 mesi dell'11%, è la più alta crescita acquisita nell'Eurozona da parte della manifattura italiana, mentre le costruzioni hanno addirittura fatto più 19% di crescita acquisita del valore aggiunto. Anche qui in questo caso siamo primi nell'Eurozona. Dal lato della domanda si rileva una fortissima crescita di nuovo degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto, che anche loro hanno accumulato una crescita acquisita del 14,5% in soli 6 mesi. Da ultimo le esportazioni. Le esportazioni stanno crescendo in maniera notevolissima grazie proprio al rafforzamento competitivo degli ultimi anni, all'ammodernamento di Industria 4.0 e anche nel caso delle esportazioni di beni, nei primi 6 mesi dell'anno abbiamo acquisito un 14% di crescita delle esportazioni in volume che ci pongono anche in questo caso al primo posto nell'Eurozona. Quindi ci sono tanti indicatori che fanno supporre che la ripresa sia solida, sia ben diciamo, costruita intorno a alcuni settori dinamici come la manifattura e le costruzioni. L'estate probabilmente porterà ulteriori impulsi perché il turismo è andato bene, soprattutto il turismo interno, da parte di residenti, ma anche con presenze straniere, tedeschi, francesi che sono venuti in Italia. E abbiamo poi una ripresa anche dei consumi che man mano verrà consolidandosi. E purtroppo abbiamo anche una certa tendenza all'autoflagellazione, non appena c'è qualcosa che va bene, c'è subito chi dice il contrario nel nostro paese, anzi la maggioranza tende a dire questo. Un caso emblematico è quello del cosiddetto rimbalzo che tutti oggi chiamano in causa. Si dice che c'è un rimbalzo perché l'anno scorso siamo andati molto male, quindi stiamo soltanto rimbalzando. Non è solo così, perché i dati che ho fornito prima dimostrano che c'è una robustezza strutturale dell'economia che andava già bene prima del Covid e che appena il Covid ha cominciato ad attenuarsi ha ripreso con lo stesso vigore di prima. Aggiungiamo un'altra cosa curiosa, che qualcuno dice, ma stiamo andando bene perché stiamo esportando molto, ma non si può crescere solo con le esportazioni. Anche questa è veramente una cosa ridicola perché in passato, tra l'altro, si diceva che non crescevamo abbastanza proprio perché non esportavamo, si citava la Germania come modello. Adesso che cresciamo nell'export più della Germania, si dice che non basta più neanche l'export. In realtà, come è stato prima evidenziato dai dati che ho citato, c'è anche una ripresa della forte della domanda interna, per ora soprattutto di investimento in termini di macchinari e edilizia residenziale, ma sicuramente anche i consumi delle famiglie stanno facendo discretamente bene. La crescita dei consumi delle famiglie acquisita nei primi 6 mesi è già stata del 3,4%, che non è poco, anche perché nel frattempo la Germania ha perso 2,8 punti, quindi ha una crescita acquisita negativa del 2,8%. Quindi non è che l'Italia sta solo rimbalzando, sta decisamente facendo meglio persino della Germania, che è il nostro tradizionale benchmark. I fattori pilastro, che sono la manifattura, l'agricoltura, dove siamo primi in Europa per valore aggiunto e siamo
primatisti mondiali in molte produzioni vegetali, ricordo i carciofi, i finocchi per fare due esempi, ma potremmo spaziare anche a tantissimi altri prodotti dove siamo primi in Europa per valore della produzione, per quantità prodotta di vegetali, sia frutta che ortaggi. Poi abbiamo il turismo, quindi sono tre pilastri veramente importanti a cui si potrebbe aggiungerne un quarto che più che un settore è un valore, che è il risparmio privato, accumulato proprio dalle piccole e medie imprese, spesso familiari, gran parte familiari, che costituiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo. Questi quattro pilastri fanno la differenza, unitamente anche a delle caratteristiche qualitative dei nostri settori produttivi. Cioè, noi in questo momento vediamo che la Germania è in difficoltà perché le sue grandi imprese, soprattutto dell'auto, faticano a uscire dalla crisi del Covid, mentre la nostra struttura di settori, diciamo di nicchia, ancorché non certamente piccoli, stiamo parlando di nicchia da diverse centinaia di milioni di euro, se non qualche miliardo di euro, ecco, noi abbiamo tantissime nicchie, non abbiamo dei leader globali in termini di produzioni di massa, ma abbiamo tantissimi leader globali in termini di produzioni di nicchia, e quando anche un settore va male ce ne sono altri 1000 che vanno bene, quando ce ne sono 10 che vanno male ce ne sono altri 900 che vanno bene, quindi diciamo che l'Italia è molto ben equilibrata nella sua diversificazione produttiva e anche nei mercati che serviamo, perché raggiungiamo tutti i paesi. Anche la storia che le PMI non sono capaci di esportare nei mercati emergenti è stata superata dai dati degli ultimi anni, addirittura la nostra bilancia commerciale totale, che era, aveva un passivo di 40 miliardi di dollari 10 anni fa, oggi ha un attivo di 80 miliardi di dollari, quindi abbiamo fatto un turnaround competitivo di 120 miliardi. Ci sono casi paradossali di conti correnti che sono magari giganteschi e che non hanno una spiegazione logica, però nello stesso tempo ricordiamo che ripeto, gran parte del nostro debito pubblico è finanziato, anche se noi non lo sappiamo, con i nostri conti correnti che le banche poi riutilizzano come liquidità per comprare titoli del Stato, così come fanno anche le assicurazioni e altri fondi finanziari. Nello stesso tempo gran parte del risparmio che c'è è la ragione per cui anche le imprese che hanno meno dotazioni riescono a crescere, perché vengono finanziate dalle banche. Certamente c'è qualcosa da oliare in questo sistema, e certamente tutte le iniziative che somigliano ai PIR o qualcosa di simile, che possono essere implementate nel futuro, sono benvenute, anche perché abbiamo davanti a noi l'occasione di far crescere anche il settore privato nell'ambito della transizione ecologica digitale su cui si impernia il PNRR. Quindi è necessario anche cogliere delle nuove opportunità, e quindi ben vengano strumenti che facilitano il convogliamento del risparmio privato verso forme di sostegno delle nostre imprese. Ci sono spazi della pubblica amministrazione che hanno già fatto investimenti importanti, quindi nello Stato e nel parastato abbiamo visto per esempio grandi miglioramenti. Oggi chiunque può con lo SPID accedere su banche dati dell'INPS piuttosto che dell'Agenzia delle Entrate e vedere quanto sia facile, poi una volta che ci sia un attimo impratichiti, utilizzare i progressi digitali della nostra pubblica amministrazione. Ma ci sono ancora troppi settori della PA che non sono ancora moderni, dove per esempio i centri per l'impiego non si parlano tra di loro, ci sono intoppi nel dialogo tra regioni e Stato centrale, quindi ci sono spazi di crescita e anche di miglioramento poi degli stessi servizi sociali, perché se pensiamo al Mezzogiorno, fare una spesa pubblica per creare nuovi servizi sociali moderni, per esempio per aprire nuovi asili nido, per permettere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, è un progresso atteso da anni e che forse col PNRR riusciremo finalmente a vedere. Nel corso degli ultimi 5 anni abbiamo visto alcuni governi, prendiamo i governi Renzi e Gentiloni, dove il ministro Padoa andava a Bruxelles a chiedere dei piccoli scostamenti, che si chiamavano la flessibilità, tra virgolette, piccoli scostamenti sulle traiettorie di riduzione del deficit secondo gli obiettivi fissati dal cosiddetto fiscal compact. Cioè avevamo un ministro che chiedeva 0,1-0,2 punti di PIL di scostamento per fare delle politiche piccole ma importanti, come è stata per esempio Industria 4.0. Quindi con pochissimi soldi sono state fatte delle politiche intelligenti, i cui risultati si sono visti prima nel passato,
perché se noi prendiamo il periodo culminante di Industria 4.0 dal 2016 al 2018 rispetto al 2015, noi abbiamo avuto una crescita degli investimenti dell'industria manifatturiera italiana per 3 anni del 6%, cioè la media annua di crescita nel triennio è stata oltre il 6%. Addirittura in Veneto siamo arrivati a più 9% medio annuo di crescita dell'industria manifatturiera in termini di investimenti fatti dalle imprese. Questo con pochissimi soldi, quelli della flessibilità. Oggi non è che abbiamo più la flessibilità, l'Europa ci ha dato 200 miliardi da spendere e se li spendiamo bene nell'infrastrutturazione del paese, nella transizione verso il digitale, verso l'efficientamento energetico, verso anche la formazione, perché ci servono nuove scuole, nuove diciamo indirizzi formativi che permettano la crescita professionale di quelle figure che oggi mancano. Sono quelli che devono far funzionare i robot che le fabbriche hanno messo dentro i loro capannoni. Quindi noi abbiamo bisogno di nuove figure professionali anche. Tutto questo può essere fatto con un capace indirizzo delle risorse comunitarie che ci sono state attribuite, questi 200 miliardi, verso un cosiddetto impiego costruttivo, positivo, cioè il debito pubblico che stiamo facendo con queste risorse in questa nuova Europa che non è più fiscale come prima ma tende di più allo sviluppo, deve essere un debito pubblico, come dice Draghi, buono, cioè fatto per far crescere gli investimenti e non per far crescere solo le rendite politiche parassitarie. L'unit dell'Economist ha fissato in un più 6% la crescita del PIL italiano quest'anno, ma ha fissato quella del prossimo anno, quando ogni effetto, ancorché minimo, di rimbalzo sarà venuto meno, perché il rimbalzo, anche se c'è stato in parte, c'è stato quest'anno, ecco, l'anno prossimo ci dà una crescita attribuita attesa del 4,4%. Saremo cioè il quinto paese del G20 per crescita del PIL nell'anno non dopo la pandemia, ma nell'anno successivo a quello dopo la pandemia. Vuol dire che non siamo più il fanalino di coda della crescita, non solo a livello europeo, ma nemmeno a livello dei grandi paesi del mondo, perché essere i quinti nel G20 vuol dire qualcosa. E questo lo dice l'Economist. Perché lo dice? Perché probabilmente confida che non solo l'Italia abbia dimostrato reazione dopo la pandemia, grazie anche all'irrobustimento del suo sistema produttivo, ma anche perché il governo Draghi sta dando in questo momento certezze di serietà che prima non c'erano, evidentemente. Certezze in termini di fiducia, di capacità di spendere i soldi in modo efficiente, e quindi ci vengono attribuite oggi dei tassi di crescita attesi che sono quelli che possiamo immaginare anche noi, cioè se le cose vanno come devono andare non si capisce perché non possiamo crescere del 4% e oltre l'anno prossimo. Da qui al 2026 abbiamo veramente un'occasione storica, che è quella di recuperare un potenziale di crescita che negli ultimi anni si era estremamente assottigliato. Non dimentichiamoci che abbiamo un problema poi di breve periodo da gestire e uno di lungo periodo. Quello di breve periodo è sperare ed evitare che la strozzatura dal lato dell'offerta, delle carenze di materie prime, freni la crescita, non solo la nostra ma quella di tutta l'economia mondiale. Qui speriamo che questi fenomeni speculativi di strozzature negli approvvigionamenti possano venir meno già nel breve medio termine. Dal punto di vista del lungo periodo, l'Italia ha poi un problema strutturale, questo sembra il più difficile di tutti da risolvere, che non ci sono nemmeno delle riforme a portata di mano per risolvere questo problema, è che il nostro declino demografico. Purtroppo avere un declino demografico vuol dire perdere ogni anno un po' di consumatori, perché se la popolazione cala ci sono meno persone che consumano. I consumi valgono 2/3 del PIL in un'economia moderna, grosso modo. Quindi se perdiamo consumatori abbiamo un PIL che perde benzina per poter accelerare. Al contrario, paesi come la Germania e la Francia hanno aumentato la loro popolazione negli ultimi 5 anni. Noi abbiamo perso circa 600.000 abitanti, la Germania ne ha visti crescere di oltre 2 milioni. Quindi la Germania ha avuto una componente di crescita del PIL che non dipende dall'economia, ma dall'aumento del numero degli abitanti. Noi invece abbiamo avuto una componente del PIL in meno che è proprio la crescita degli abitanti. Speriamo che anche politiche che favoriscano i redditi delle famiglie, che favoriscano, diciamo,
i nuclei familiari possano in qualche modo indurre un certo cambiamento anche nella crescita demografica. C'è un altro modo per far crescere la popolazione, che è quella di accogliere non soltanto occasionalmente e in maniera del tutto stocastica, disordinata, immigrati, ma anche, diciamo, attrarre del capitale umano pregiato, tecnici, laureati, indiani, cinesi sul suolo americano, ma gli stessi tedeschi, nel momento in cui hanno accolto dei profughi, per esempio, del Medio Oriente, con anche capacità professionali, con cultura avanzata, che hanno portato ad una crescita anche del know-how, ripeto, della popolazione tedesca in termini di capacità di offerta professionale sul mercato del lavoro. Quindi diciamo che l'immigrazione va vista nella giusta prospettiva, cioè quella di essere un'immigrazione che conferisce a un paese dei valori in più, non che sia semplicemente un'accoglienza, diciamo, del tutto temporanea di rifugiati per motivi umanitari, che è certamente giusto ed è giusto continuare a fare, ma anche attrarre capitale umano è un altro modo per crescere di un paese, attrarre capitale umano e poi attrarre anche imprese straniere, perché noi in questi ultimi anni abbiamo avuto dei settori come il farmaceutico che hanno avuto una crescita enorme in Italia. Siamo ormai il paese, diciamo, uno dei paesi al mondo con il più alto surplus commerciale farmaceutico con l'estero. Ma perché? Perché alcune multinazionali europee sono venute a installare i loro stabilimenti in Italia, attratti dalle nuove politiche industriali, ma anche dalle condizioni complessive del mercato del lavoro, dell'offerta della ricerca e di quant'altro. Quindi è molto importante anche attrarre imprese oltre che lavoratori, e quindi un paese serio, un paese affidabile che cresce come il nostro in questa prospettiva nuova del PNRR, della garanzia offerta dal governo Draghi, ha tutte le carte per dare una svolta definitiva alla sua, diciamo così, lenta e debole crescita che invece c'era stata soprattutto nei primi 15 anni del nuovo secolo. Il periodo del fiscal compact è alle spalle. Non vuol dire che bisogna vivere di finanza allegra, ma vuol dire che i debiti che si fanno devono essere indirizzati alla crescita. Quello che conta è, almeno diciamo agli occhi di tutti, degli analisti, è soprattutto il rapporto tra debito e PIL, quindi se il PIL cresce, il debito può essere sostenibile. Teniamo conto di un altro fatto, che nella storia degli ultimi 20 anni l'Italia ha avuto certi momenti, grazie al fatto di appartenere all'euro e in certi momenti di essere credibili, di avere uno spread persino negativo nei confronti della Germania, cioè era la Germania che aveva uno spread nei nostri confronti. Vuol dire che, nonostante l'alto debito pubblico che pure già avevamo nel primo decennio degli anni 2000, ci sono stati momenti in cui lo spread si è ridotto. Oggi ci sono paesi come quelli dell'euro che hanno i tassi di interesse a lungo termine addirittura negativi, pari a zero oppure di poco superiore allo zero. Vuol dire che l'euro è una moneta credibile, noi facciamo parte dell'euro, e più saremo sembreremo e saremo un paese serio all'interno dell'euro, e più, diciamo, i rischi per le nostre finanze pubbliche saranno ridotti. Consideriamo poi che in questo momento ci sono paesi molto credibili come gli Stati Uniti, che hanno un debito pubblico che è più alto in termini di rapporto debito-PIL di quello che l'Italia aveva durante la crisi del 2011, quando fu presa di mira dai mercati. Quindi quello che conta non è solo poi il rapporto debito-PIL, ma anche la credibilità che un paese ha sul mercato. Quando negli anni scorsi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sparato stupidaggini come quelle che volevamo uscire dall'euro, lo spread si è allargato. Quando invece, come oggi, abbiamo il governo Draghi che guida l'economia, lo spread è assolutamente sotto controllo, e anzi il fatto che faremo dei debiti fatti bene è anche benedetto dalla stessa Unione Europea.